Adelburg. Questo è il nome del castello di Salorno. È una delle architetture più particolari dell'Alto Adige. Fatto erigere dai conti di Salorno nella prima metà del XIII secolo, l'Adelburg è situato in una roccia calcarea che si erge al di sopra del paese. Una solida fortificazione che garantiva ottime condizioni difensive e mostrava agli aggressori una indubbia difficoltà di conquista. Dai conti di Salorno, il castello passò nelle mani del conte Mainardo II del Tirolo e più tardi, nel XIV secolo, in quelle degli Asburgo. Nel 1514 l'imperatore austriaco Massimiliano ordinò la costruzione di un'ulteriore opera fortificata sul lato della montagna, modificando i relativi aspetti strategici. Quando, pochi decenni più avanti, Adelburg perse la sua funzione difensiva, il castello non fu più abitato e con l'abbandono iniziò un lento e costante processo di decadenza interrotto solo in tempi recentissimi. Il castello di Salorno non è molto grande, ma il fascino e la bellezza del luogo conquistarono i fratelli Grimm che nella saga La vecchia cantina di vini vicino a Salorno ambientarono la loro storia tra queste rovine. Non tutti sanno che le storie dei fratelli Grimm non erano state concepite per bambini. Le prime edizioni colpiscono per molti dettagli realistici e cruenti e per la ricchezza di simbologia precristiana. Le raccolte furono successivamente ricostruite, depurate dei particolari più violenti, a partire dalla stampa della settima edizione della traduzione inglese. Tra gli illustri personaggi ospiti del castello vi fu anche il pittore Albrecht Dürer e nel 1551 l'ospite fu Filippo Melantone, uno dei più stretti collaboratori di Martin Lutero. Diversamente da Lutero, che era un monaco agostiniano, Melantone era un laico e, diverso anche caratterialmente da Lutero, solitamente aggressivo e rozzo, il teologo tedesco era un umanista, amante della pace, sempre alla ricerca di soluzioni equilibrate ai problemi e alle diatribe religiose. Dal 2003 l'Adelburg accoglie turisti, ricercatori, visitatori appassionati di archeologia medievale e, data la particolare atmosfera che diffonde, nel cortile principale si organizzano banchetti con gustosi piatti preparati con rustiche ricette e primitive apparecchiature gastronomiche.